K44 risponde. Un contenitore per chiarire i dubbi del trasporto. Si possono avere delle cabine di camion un po' più spaziose, un po' più aerodinamiche? Beh, finora no, perché siamo al massimo della normativa europea che era in vigore fino a qualche mese fa. Adesso invece la normativa è cambiata. È cambiata, permette ai veicoli di avere delle cabine un po' più lunghe e quindi gli costruttori stanno cominciando ad approfittarne. Daniele, allora, noi presenteremo oggi il primo veicolo in Europa che approfitta della nuova normativa europea che permette un allungamento della cabina. Esattamente, cioè nel senso che fino a ieri, come dicevi giustamente, c'era questa dimensione che era indicata per legge, così è stata per tanti anni e che quindi alla fine è stata sfruttata al massimo per anche salvaguardare quella che è la capacità di carico e il volume di carico del veicolo. Però questo approccio ovviamente in termini di design era un po', come dire, sacrificava un po' anche l'aerodinamicità del camion, cioè nel senso che il camion era una specie di scatolotto, una linea verticale che scendeva giù e che impattava in maniera clamorosa sull'aria e quindi con grossi freni da questo punto di vista, senza considerare che anche in termini di sicurezza una linea verticale creata in quel modo, insomma, come dire, nel caso in cui impattasse con un qualche pedone, con un qualche altro utente della strada, insomma, certo non garantiva neanche delle potenzialità di sopravvivenza, insomma, molto molto elevate. Ecco allora che l'Unione Europea già da 5-6 anni ha pensato di rivedere queste dimensioni e ha pensato di concedere ai costruttori la possibilità di modificarle le dimensioni, anche se finalizzandole in qualche scopo, insomma, qualche utilità abbastanza pratica. Ecco, la cosa nuova è che la prima casa costruttrice a utilizzare, a sfruttare questa possibilità è stata DAF. Perché diciamo la cosa nuova? Perché solitamente DAF, come dire, non è un costruttore che ha legato la sua immagine tradizionale a come dire, degli sprint in fatto di innovazione, cioè nel senso che, per carità, ha sempre gestito l'innovazione in termini molto attenti, molto accorti, cioè nel senso che le equipaggiate all'interno dei propri veicoli quando avevano raggiunto un livello di maturazione, un livello di diciamo di concretezza molto 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 testata, insomma. Stavolta invece ha fatto un vero e proprio scatto in avanti e ha bruciato un po' gli altri concorrenti sul tempo e ha allungato meglio le dimensioni dei veicoli di circa una cinquantina di centimetri. Ora abbiamo con noi oggi Paolo Starace, che è l'amministratore delegato di DAF Veicoli Industriali. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Con lui andremo un po' a capire in che modo sono state dilatate queste dimensioni, ma soprattutto la prima cosa che vorremmo sapere da lui: quali sono le ragioni di questo diverso approccio di DAF? Quanto tempo è stato necessario per sviluppare, in termini proprio di ricerca e sviluppo, il veicolo? E perché no, anche quanti investimenti ha dovuto mettere sul piatto, insomma, la casa costruttrice per arrivare effettivamente a stabilire un livello di innovazione abbastanza spinto? Beh, intanto grazie per l'invito, domande sono, vuol dire, abbastanza articolate e richiedono una risposta altrettanto articolata. Beh, intanto questo, come dicevi bene tu, è il primo veicolo sul mercato a sfruttare le opportunità offerte dal nuovo regolamento europeo in materia di masse e dimensioni, che consente un incremento della lunghezza al fine di supportare la riduzione del CO2. Il nuovo regolamento permette infatti di lavorare sulla lunghezza tra il fronte della cabina e la ralla, eliminando i vincoli della precedente normativa. Il nostro paese ha già recepito questo regolamento. Nello specifico gli obiettivi sono principalmente tre che si prefigge questa normativa: migliorare le prestazioni aerodinamiche del veicolo, che determinano di fatto poi un minor consumo di carburante e quindi ricadute positive sull'emissione del CO2, una maggiore sicurezza attiva e passiva e migliorate condizioni del luogo di lavoro del conducente, ovvero la cabina, sia durante le ore di attività e quindi di guida, sia per quelle destinate al riposo.
Senta, parliamo un attimo della questione anche della riduzione dei consumi e delle emissioni, che è sicuramente uno degli obiettivi che abbiamo citato adesso della normativa europea, ma naturalmente anche un obiettivo dei costruttori, nel senso che devono offrire ai loro clienti ormai dei veicoli che consumano il meno possibile e che inquinano il meno possibile. Ecco, da questo punto di vista la nuova gamma cosa ci porta? Certo, uno degli obiettivi di sviluppo sempre, uno degli assi sulle quali i costruttori sviluppano i propri prodotti e servizi sono quelli a favore del TCO, quindi del Total Cost of Ownership per gli autotrasportatori. In questo senso due sono i fattori preponderanti: da un lato l'aerodinamicità, grazie non solo alla rinnovata forma della cabina, ma anche degli accorgimenti addizionali quali il DAF Digital Vision, quindi le telecamere, il sistema dei nuovissimi convogliatori d'aria sotto cabina e sotto le ruote, ma anche la sigillatura degli interstizi della cabina. L'altro elemento, che non secondario, sono le migliorate performance del motore Packard MX, specie sul lato combustione, per migliorare le prestazioni con minori consumi. Dal complesso di queste innovazioni ci attendiamo un risparmio di carburante fino al 10% rispetto alla gamma attuale, che già era tra i migliori del comparto. Cos'è che rende questo veicolo più sicuro rispetto alla gamma precedente? Beh, qui si apre uno scenario molto più ampio della risposta precedente, perché le novità introdotte sono davvero molte con un nuovo veicolo e sono state concepite al fine di migliorare significativamente la sicurezza sia attiva che passiva. Tanto è vero che siamo già conformi, ad esempio, allo standard di visione diretta del 2024, per intenderci gli unici a poter vantare le 3 stelle per l'accesso alla City di Londra. Questo per dare un'idea di come il nuovo veicolo risponde a queste limitazioni che cominciano in Europa ad aumentare e quindi a richiedere grande attenzione alla sicurezza. Tra i pilastri alla base della nuova progettazione abbiamo posto particolare attenzione alla visione, sia diretta che indiretta, e a titolo di esempio ricordiamo i più importanti: abbiamo un più 30% di superficie del parabrezza, più 15% dei finestrini laterali, le linee di visione abbassata, ovvero l'autista dalla posizione di guida ha una maggiore visibilità frontale e laterale, si vede dall'immagine, vediamo anche la possibilità di ordinare come optional all'interno della portiera lato passeggero un'ulteriore, diciamo così, portiera finestrata, il sistema di telecamere DAF Digital Vision e la telecamera frontale che chiamiamo Corner View per l'angolo cieco destro. Senza dimenticare poi tutti i sistemi, diciamo, di sicurezza attiva e passiva che già, di cui i veicoli hanno già dotati, VSC, ASB, insomma City Turn Assist, ce ne sono veramente tantissimi che completano, diciamo così, il pacchetto di sicurezza. Ultimo ma non per importanza, quello che noi chiamiamo il ProCAD DIS, che è quel sistema, nel caso di impatto frontale, spieghiamo di no chiaramente per i nostri ascoltatori, la cabina si sgancia e slitta all'indietro in modo tale da salvaguardare ulteriormente la sicurezza e l'incolumità degli autisti. No, se torniamo un attimo all'immagine di prima, cioè volevo sottolineare una cosa che forse è molto ben visibile, cioè il montante, che di solito coincide con l'angolo del parabrezza, qui invece è stato notevolmente spostato all'indietro, cioè quindi praticamente il parabrezza fa anche una curva, una sorta di curva arrotondata, no, sull'angolo. È corretto, è una giusta osservazione ed è una, diciamo così, delle novità più rilevanti e che anche visivamente più, come dire, accattivanti. Questo serve sia dal punto di vista aerodinamico a far scivolare l'aria ai lati della cabina, perché questa curvatura inizia dal centro del parabrezza verso il lato, ma anche aumenta moltissimo quella che è la visibilità laterale. Quindi, diciamo così, questo ha un doppio vantaggio. Giusto un chiarimento, hai parlato di telecamere al posto degli specchi, quindi vengono conservate entrambe, cioè vogliamo spiegare in che senso? Assolutamente, allora il sistema, diciamo così, di visibilità o comunque di gestione e controllo della visibilità intorno e dietro chiaramente la cabina rimangono sia quelli tradizionali, ai quali però viene aggiunto che cosa? Un dispositivo che noi abbiamo definito DAF Digital View, che dispone di telecamere che sono ripiegabili elettricamente dall'interno della cabina,
che hanno uno sviluppo particolare di filtri che in condizioni particolari di luce notturni, eccetera, eccetera, rendono l'immagine sempre chiara e nitida di chi sta dietro, come ad esempio anche il sistema di sicurezza interno, che schiacciando un pulsante si accendono le luci e si illuminano le telecamere in modo tale da fare da subito vedere all'interno della cabina chi c'è intorno al mezzo. Non da ultimo quella che noi chiamiamo corner view, che è posizionata proprio diciamo così tra il montante della portiera e la parte bassa del parabrezza, che consente di coprire con una telecamera che guarda verso il basso l'angolo cieco destro del veicolo. Senta, entriamo un attimo nella cabina, perché ci sono parecchie novità anche lì dentro. Anzitutto richiariamo questa cosa che è importante: la cabina è più profonda di tutte le cabine precedenti, perché avete recuperato dello spazio che una parte è nella parte anteriore per l'aerodinamica, ma è anche per l'autista. Allora, anzitutto, quanto spazio siete riusciti a recuperare e come lo avete utilizzato? Allora, intanto la parte, diciamo così, tutte le serie di nuovi veicoli, quindi XF, XG e XG Plus, hanno la parte frontale che è più 13 cm rispetto all'attuale gamma. Mentre per quanto riguarda l'XG e l'XG Plus, la parte posteriore è stata allungata di ulteriori 35 cm. Quindi questo è lo spazio, diciamo così, che abbiamo sfruttato o con il quale abbiamo ritenuto sfruttare per rendere, diciamo così, il comfort dell'autista migliorato. Poi l'XG Plus, oltre a portarsi dietro la profondità, anche in altezza, parliamo all'interno della cabina, parliamo di una superficie che è alta 2,25 m da in piedi, quindi diciamo così lo spazio in altezza, mentre l'XG 2,02 m, quindi diciamo che con un pavimento piatto, quindi diciamo che lo spazio interno è assolutamente di primissimo livello. Ma se vogliamo parlare un po' di comfort, no, che da vocabolario è quanto concorre a rendere agevole e ben organizzato la vita quotidiana del conducente, che per quanto ci riguarda è il luogo di lavoro dell'autista e quindi la cabina, abbiamo due elementi: sono quello della parte del lavoro, no? E quell'utilizzo degli strumenti all'interno della cabina che servono per lavorare, e poi quella del riposo e relax. E qui chiaramente abbiamo fatto dei passi in avanti giganteschi. Io sintetizzo magari l'aspetto sul lavoro con un claim, quindi con una frase che abbiamo definito eyes on the road, hands on the wheel, che significa mani sul volante, occhi sulla strada, per far capire che tutti i comandi sono intorno al volante, quindi diciamo così molto agevoli da azionare da parte dell'autista, mantenendo sempre gli occhi sulla strada e quindi mantenendo grande attenzione a quella che è la sicurezza. Per il riposo, dietro di noi scorreranno delle immagini rilevantissime che parlano da sole, ma solo guardando ad esempio al lettino, che è diciamo così 80 cm ripiegabile e inclinabile sia sulla schiena che sui piedi, il topper del materasso, stiamo parlando i sedili che sono ruotabili, la possibilità di avere un doppio frigorifero, cioè qui parliamo di una camera d'albergo a 5 stelle, quindi questo è un po' sono gli interni del nuovo veicolo d'acqua. Tra l'altro quel lettino si può alzare e abbassare con una strumentazione elettrica, mi sembra di dire. Assolutamente sì, quindi non chiediamo alcuno sforzo ai nostri autisti, è tutto elettrico, e addirittura se vogliamo parlare del topper, che aumenta evidentemente il comfort del materasso, ma lasciatemi dire, consente anche di essere, diciamo così, portato via su un'altra cabina. Quindi nel caso in cui l'autista dovesse cambiare cabina, anche per un fatto di igiene personale, consente di portare via, mantenendo quindi il materasso in cabina, spostare il topper da un veicolo all'altro, e questo secondo noi aumenta al di là del comfort anche la sicurezza e l'igiene degli autisti. Un po' come la coperta di Linus, insomma, si diceva. Un po' come la coperta di Linus, esattamente, è una metafora che mi piace molto, sì. Poi lasciamoci anche e consideriamo anche questo elemento che secondo me è rilevantissimo. Oggi sappiamo che gli autotrasportatori fanno grande fatica a attrarre e trattenere gli autisti per tutta una serie di ragioni. Noi riteniamo che per un trasportatore poter dotarsi di questi veicoli
ti consentirà sicuramente di avere un vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti, perché gli autisti saranno sicuramente più contenti a viaggiare sul nostro veicolo. State vedendo K44 risponde. Sì, una domanda proprio, come dire, di prova costume, insomma, che diciamo così, visto la stagione, insomma, cioè, tutto questo aggiunta, no? C'è spazio in più e quindi anche tante dotazioni in più come quelle che stiamo mostrando. Quindi tutto lascerebbe presupporre che effettivamente aumentando di volume, aumentando di materiale, insomma, anche sulla bilancia, alla fine il peso del veicolo venga in una qualche maniera ad aumentare, insomma. Immagino che sia una cosa a cui DAF ha pensato, anche perché aumentando la tara del veicolo diminuisce spesso per tantissime tipologie di trasporto la capacità di carico. Come avete ovviato a questo potenziale inconveniente? Beh, qui mi spiace contraddirti, Daniele, ma contrariamente a quanto si possa pensare, in realtà il nuovo progetto è partito da un foglio bianco, no? E quindi ci ha consentito sì di allungare le forme, dimensioni, però contenendo il peso. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, il nuovo XF, ma anche l'XG, sono più leggeri dell'attuale XF. Questo per dare un ordine di grandezza. Quindi a fronte di un veicolo più grande, il peso è ridotto, si è ridotto. Quindi questo è i nostri, diciamo così, reparti di ricerca e sviluppo hanno fatto un eccellente lavoro, questo attraverso l'ottimizzazione di tutta una serie di componenti, quindi non è il risultato di un solo elemento, quindi è un mix di fattori che hanno determinato di fatto un risparmio di peso molto rilevante. Qui non vorrei svelare qualche, diciamo così, bella notizia, ma anche in questo caso riteniamo di posizionarci in cima alle classifiche tra i costruttori col nuovo veicolo. Quindi lascerò che siano i clienti a raccontarci cosa ne pensano. Ci potresti spiegare un po' come funziona la convivenza tra tutto questo nuovo che abbiamo visto e quello che invece esisteva fino a ieri? Cioè, nel senso, dal punto di vista commerciale, come funziona adesso? Beh, noi riteniamo che sia un grande vantaggio competitivo poter continuare a produrre e commercializzare due tipologie di veicoli, che sono, questo non vuole essere frainteso, ma l'attuale veicolo è assolutamente un veicolo, diciamo così, che già di per sé si pone al top, diciamo così, della gamma per affidabilità, per comfort, eccetera. Quindi rimarrà comunque una serie di clientela che è legata a questo tipo di prodotto e che con tutta probabilità non ha le esigenze di spazi o la disponibilità anche di investire, la capacità di investimento per questo nuovo veicolo. Quindi diciamo che sono due prodotti che si muovono su linee parallele, ma che si rivolgono a una clientela completamente diversa. Quindi io voglio immaginare che, ad esempio, l'XG Plus, al di là, diciamo così, di qualche trasportatore flotta che vorrà magari avere, no, un ammiraglio all'interno della propria flotta, non è tipicamente il veicolo che mi sentirei di consigliare una flotta, ma a un padroncino che magari ha quel veicolo e solo quel veicolo, forse sì. Ecco, quindi diciamo che ci andiamo a, come dire, posizionare su clienti e prodotti diversi, ma allargando la gamma, di fatto allarghiamo le nostre possibilità, le nostre opportunità di vendita, allargando il panorama di clienti che possiamo servire. Ma questo che significa? Adesso, scusa, stiamo guardando questa slide dove c'è un XF, no? È un XF sì. Nuovo. Però quindi rimarrà un XF nuovo e un XF vecchio? Ma più vecchio, abbiamo un XF attuale. Ecco, diciamo che un XF attuale, noi lo definiamo così perché è vecchio, vuol dire, certo. Dà l'idea che sia un prodotto passato. In realtà, voglio dire, 2017, quello così si chiama. Esatto, un Model Year 2017 che comunque continua a recepire tutta una serie di novità e di migliorie che continuiamo a rapportare anche sull'attuale gamma, perché è una gamma che continuerà nel tempo. Ci sono, come sapete, nelle logiche delle multinazionali, mercati in cui questo veicolo, e non parlo dell'NGD, quello del New Generation DAF, quello che vediamo oggi e qui rappresentato su questa, diciamo così, immagine, ma quello blu, diciamo così, il modello 2017 è stato appena introdotto in alcuni mercati. Quindi ci sono sicuramente delle logiche, diciamo così, distributive dal punto di vista del costruttore che ci obbligano, se volete, a mantenere la produzione delle due tipologie di mezzo, e a questo punto perché non continuare in tutti i mercati? Ecco, questa è la risposta. Quindi continueremo sicuramente a produrlo, anche perché riteniamo che anche l'attuale prodotto abbia una sua valenza commerciale.
Io volevo lanciare uno sguardo un attimo al prossimo futuro, perché adesso ovviamente la gamma è una gamma di veicoli con motore diesel, però insomma stanno arrivando gli elettrici, anche voi stessi siete pronti. Ecco, da questo punto di vista, questa nuova generazione è stata, come dire, progettata pensando anche a queste nuove motorizzazioni? Questo è il nuovo prodotto lanciato il 9 giugno, quindi voglio dire è veramente, è già il futuro, no? Infatti il nostro claim è Start the Future. Detto questo, questi nuovi veicoli saranno utilizzati come base anche per lo sviluppo delle nuove motorizzazioni. Come sapete, come giustamente hai ricordato ai nostri ascoltatori, la gamma modelliera 2017 già disponeva ai veicoli elettrici. Evidentemente la nuova gamma a brevissimo sarà dotata anche di questo tipo di, diciamo così, propulsioni. E su questa svilupperemo, sarà la piattaforma sulla quale svilupperemo anche le nuove propulsioni. Quindi diciamo così, non posso in questo momento dire e aggiungere molto altro su questo tema, perché come capite, voglio dire, sono anche informazioni riservate, però quello che posso dirvi è che questa sarà sicuramente la base sulla quale poi andremo a costruire tutte le nuove motorizzazioni, intese anche diciamo così green, quindi in linea con la decarbonizzazione. Sì, abbiamo detto tante cose, abbiamo detto di tante innovazioni, sicuramente la principale è quella che stacca veramente questo veicolo dal passato e anche da altri veicoli esistenti, sono le sue dimensioni. Ci sono, che ne so, altre due o tre innovazioni anche più piccole, più di dettaglio, che danno il senso dell'avanzamento del veicolo, cioè che danno un po' che creano un piccolo fossato rispetto al passato? Beh, cioè, al di là di quello che abbiamo già ricordato, voglio dire, ho detto delle dimensioni, voglio dire della spaziosità, credo che la parte dell'aerodinamica sia stato un lavoro straordinario. Il lavoro che hanno fatto gli ingegneri su questa parte la trovo veramente oltre anche le mie personali aspettative, lavorando per questa azienda da ormai oltre 20 anni. Tenete conto che sono stati inseriti dei dispositivi e degli accorgimenti. Adesso qui si vede ad esempio la telecamerina, no? Quella famosa corner view, ma ad esempio queste griglie frontali che sono griglie che sono orientate in un certo modo per consentire il flusso dell'aria, ma retrostante ci sono delle piccole pannellature per evitare che entri l'aria allo sporco. Quindi ci sono degli accorgimenti che sono invisibili a occhio nudo, ma che, lasciatemi dire, nel loro complesso, ad esempio qui la sigillatura della parte anteriore della cabina, no? Per non far confluire l'aria, piuttosto che il paraurti, adesso sono i tre pezzi, non so se si vede nell'immagine, sì, sì. Vedete dove c'è la targa, ecco perché? Perché è anche un fatto di praticità, oggi qualsiasi diciamo, veicolo tocca dentro deve cambiare l'intero paraurti, ecco qui guardando al portafoglio dell'autista o del trasportatore, in questo caso si sostituisce solo un pezzo, quindi come dire sono mille accorgimenti che guardano alla sicurezza, guardano al consumo, guardano poi anche a, come sono sempre stati gli olandesi, no? Sono molto pragmatici, anche in questo caso ci sono delle soluzioni che voglio dire sono di una semplicità incredibile, come si spostano i fender, quindi gli spoiler laterali, molto facile, il fatto delle mano dove si collocano, no, il bagaglio esterno, no, la botola esterna del veicolo che non si apre più lateralmente ma si apre sopra in modo tale che se piove non ci si bagna, insomma guarda, hanno veramente ascoltato gli autisti, questo è il frutto di un grande lavoro non solo del reparto di ricerca e sviluppo ma è stato un grande lavoro di ascolto degli autotrasportatori. E questo è il frutto di questi feedback, di questo ascolto. Una curiosità minima, abbiamo detto che esistono due gamme che convivono, dal punto di vista produttivo escono dalle stesse linee di produzione oppure vengono distinte? Sai come siamo fatti, caro Daniele, noi in DAF siamo così, stessa linea di produzione escono tutto da lì. Noi abbiamo dei sistemi, abbiamo una flessibilità produttiva straordinaria, forse unica al mondo. Noi da un'unica linea produzione tiriamo fuori tutte le gamme, carri, trattori, nuovo modello, modelliera 2017, facciamo tutto con la linea di produzione. Abbiamo aumentato chiaramente la capacità produttiva, abbiamo ampliato il stabilimento dove si fanno le cabine, dove abbiamo un nuovo impianto per gli assali, abbiamo investito molto anche nelle infrastrutture e nei siti produttivi.
però la linea di montaggio e assemblaggio è la stessa che tu conosci bene. Va bene, questa nuova produzione, questi nuovi veicoli hanno allargato il ventaglio dei fornitori. In questo momento in cui, come dire, le materie prime, le componentistiche, insomma, come dire, c'è una difficoltà spesso nel reperimento, insomma, no? Progettando questo nuovo veicolo e adesso lanciandolo, avete cambiato approccio anche da questo punto di vista o pensate eventualmente un domani di cambiarlo? Ah, sì, la supply chain è sicuramente in questo momento sotto grande pressione, come noi sappiamo, no? Detto questo, noi abbiamo dei partner storici e strategici con i quali continuiamo, anzi con la nuova gamma abbiamo ulteriormente rafforzato i rapporti, con altri invece proprio per un tema di qualità dei materiali, dei prodotti, abbiamo inserito dei nuovi fornitori. Quindi diciamo che la risposta è sì su entrambi i fronti, quindi abbiamo sicuramente rafforzato i rapporti, le relazioni con i partner strategici, ma ne abbiamo aggiunti di nuovi proprio in ragione del fatto che questo nuovo veicolo si porta dietro tutta una serie di novità tecnologiche e di componentistica che ha richiesto una ricerca più, come dire, importante su questo fronte. Il componente, come dire, più importante del lancio ha un nome, no? Un colore, anzi, no? Si chiama Toscana. Beh, in realtà non so per quale motivo gli olandesi abbiano scelto non tanto questo colore, ma questo nome. Lo chiamano Tuscan Yellow, cioè il giallo Toscana. Non so se gli olandesi sono stati spesso in Toscana o diciamo così, il nostro grande capo si è innamorato del nostro paese, quindi nello specifico della Toscana, però l'hanno chiamato così. A noi ha fatto molto piacere, chiaramente, da italiani, anche se francamente faccio fatica a ritrovare quel colore in Toscana, ma questo è un altro discorso. Beh, forse a giugno, quando c'è il grano... Sì, non certo i girasoli che hanno un colore un po' diverso. Va bene. Mi sembra che... Michele? Sì, direi che per adesso abbiamo dato un'idea molto precisa delle novità importanti di questo veicolo. Poi sicuramente noi continueremo a parlarne naturalmente in futuro, perché ci sono ancora diverse cose da scoprire. Su questo nuovo DAF. E le scopriremo viaggiando, quindi appena i veicoli saranno disponibili in Italia evidentemente avremo l'opportunità non solo a voi chiaramente giornalisti ma soprattutto ai trasportatori di far toccare con mano questo prodotto straordinario. A proposito, Starace, quando sarà disponibile sia all'ordine e sia nelle consegne? No, gli ordini sono già aperti dal 9 di giugno, quindi anzi abbiamo già ricevuto parecchi ordini. Ne vado veramente orgoglioso, c'è grande non solo curiosità ma c'è grande voglia di guidarlo, quindi abbiamo ricevuto non solo dai concessionari ma dai clienti finali un grande quantitativo di ordini. Per le consegne, le prime consegne almeno per quanto riguarda l'Italia parliamo di settembre, quindi sono prossime. Ah, siamo già a ridosso praticamente. Sì, perché ci saranno i veicoli dimostrativi per i concessionari chiaramente, per la filiale e poi arriveranno anche quelli per i clienti finali evidentemente. A spanne di questi parecchi ordini, quanti si sono indirizzati verso le nuovissime gamme? Beh, in questo momento diciamo così c'è grande attenzione, grande curiosità, però lasciami dire Daniele, in questo momento siamo 50-50, quindi non c'è, diciamo così, come dicevo prima, questa è la ragione per cui continuiamo a produrre il veicolo quello blu, come lo chiamiamo noi, quindi il Model Year 2017, perché comunque gran parte della clientela continua a rivolgersi a quel prodotto, però diciamo, avendo aperto, come dire, la possibilità di ordinare abbiamo ricevuto una grande quantità di ordini del nuovo modello, insomma. Va bene, io direi che con questo possiamo archiviare questo primo approccio, diciamo, con la nuova generazione di veicoli DAF e possiamo anche darvi, come dire, appuntamento per ulteriori episodi di K44 dove entreremo magari un po' più da vicino all'interno del veicolo e andremo ad avvicinarci anche ai dettagli, soprattutto interni della cabina, e magari ascolteremo anche dei trasportatori che conoscevano le generazioni precedenti del veicolo, attuali come abbiamo imparato, e che magari potranno anche stabilire un confronto insomma con le nuove. E direi che con questo non rimane che salutarvi, darvi appuntamento come al solito a martedì prossimo per i nostri nuovi episodi e ricordarvi anche che il giovedì invece trovate in rete i nostri podcast. Buona strada a tutti!
K44 risponde, vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. È una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti.